La consegna dei lavori della strada Bazzanese per noi è un risultato storico, davvero epocale. Sono 20 anni che aspettavamo questo risultato. È una strada molto importante, molto trafficata, 30.000 veicoli al giorno, che congiunge la terra delle ceramiche, la pedemontana modenese, con la città di Bologna per mezzo dell'asse attrezzato attualmente in essere. Il finanziamento è di 51 milioni di euro, di cui 10 milioni della regione Emilia-Romagna, e poi abbiamo ottenuto la condivisione con la città metropolitana, ex provincia di Bologna, e società autostrade affinché venisse finanziata l'opera Bazzanese in riferimento alla terza corsia dinamica e al casello della Muffa. Proprio il casello della Muffa, che verrà in qualche modo inaugurato durante il 2016, sarà molto importante perché collegherà la strada Bazzanese, la nuova Bazzanese, all'autostrada. Per me è anche molto importante ricordare dentro questo risultato storico l'impegno che ha profuso sul territorio in qualità di ottimo amministratore provinciale e anche un grande amico e un grande amministratore come Giacomo Venturi. Eravamo sindaci insieme quando ci battevamo perché la Bazzanese venisse realizzata. Lui, come vicepresidente della provincia, in seguito ne ha, per così dire, proprio costruito la realizzabilità nel suo impegno istituzionale, e oggi credo che sia importante ricordare che innanzitutto suo è stato l'impegno per raggiungere questo importante risultato.